Sarà Pietro Perina colui che difenderà la porta rossonera? Il Foggia è pronto ad accogliere il suo nuovo portiere? È stata una trattativa lampo, definita nelle ultime ore con il Monopoli. Il classe 92 è stato preferito a Jacopo Furlan, portiere del Perugia che sembrava essere la prima scelta tra i pali. Perina arriva in capitanata con l'ambizione di conquistare il posto da titolare dopo aver disputato 20 gare stagionali in biancoverde. In Viale Ofanto è atteso anche Simone Tascone, mezzala di quantità e inserimento, proveniente dalla Virtus Entella. Il Foggia ha bruciato la concorrenza di Monopoli e Taranto, concordando con il club ligure la cessione di Alessandro Garattoni, pronto a lasciare la Puglia dopo 2 stagioni e mezzo in rossonero, ben 86 presenze condite da 9 reti e 4 assist. Foggia saluta dunque uno dei calciatori più rappresentativi degli ultimi anni, oltre a Frigerio, Beretta e Dalmasso, ormai spediti in direzione Lecco e pronti ad approdare in Serie B. La notizia più bella però è la riapertura dello Zaccheria, pronto a raccogliere il caloroso pubblico rossonero in occasione della sentitissima gara contro l'Avellino in programma sabato sera. Un vero esame per Coletti, ancora secco di punti dopo le prime 2 brutte sconfitte della sua gestione. L'ex tecnico della Luparense studia il possibile 11 con una base di 4-2-3-1 che vede Tonin giocarsi una maglia con l'ultimo arrivato Santagnello. Millico e Schenetti sono chiamati ad incidere, 2 frecce di qualità per mettere in difficoltà la rocciosa retroguardia di Michele Pazienza.